Di nuovo ben trovati ragazzi in questo afoso caldissimo, una cosa tremenda ragazzi. Ci sono 36 gradi adesso a mezzogiorno, una cosa incredibile. In questo 11 luglio del 2023 io sono Manuel, questo è il canale Forza Lazio, aria condizionata a manetta, ma fatta sta premessa inutile. Partiamo con la nostra intro. Bentrovati ragazzi, benvenuti a tutti voi. Vi ricordo che in descrizione a tutti i video trovate praticamente tutte le informazioni che riguardano il nostro canale, dallo store al link diretto per abbonarsi al canale, per iscriversi al nostro blog canaleforzalazio.com. Insomma, trovate tutto quello di cui avete bisogno per essere informati riguardo il mondo di Canale Forza Lazio. Fatemi subito ringraziare il nostro sponsor storico, ristorante La Palazzina, così come appunto vi ricordo di iscrivervi anche, essere follower del nostro blog canaleforzalazio.com. Allora ragazzi, un video simile a questo ve l'ho fatto l'altra settimana ed io ve lo ribadisco anche adesso. La Lazio prenderà dei giocatori il cui nome non è mai uscito. Sono sempre più convinto di questa cosa, ragazzi miei. Sono straconvinto di questa cosa. Alcuni giocatori sono stati chiaramente citati. Berardi ormai è stato tanato, per usare un termine. Anche se poi su Berardi c'è stata una dinamica che mi porta a pensare che per me non verrà, ma vabbè. Poi insomma, su un paio di giocatori sono usciti i nomi, sono stati tanati. Sapete che l'Odito per sta cosa si è incavolato perché sono stati fatti nomi, sono usciti nomi che non dovevano uscire da quella famosa riunione che si è fatta a metà giugno. Però su tutti gli altri, secondo me, compresi noi, ma noi ragazzi giochiamo, io noi, cioè, allora facciamo un attimo un piccolo passo indietro, perché spesso nei commenti ci stanno i soliti superficialoni che non hanno capito sto canale come funziona. Allora fatemi spiegare brevemente una cosa. Allora, il sottoscritto non è un giornalista, un sottoscritto è un semplice tifoso che ha aperto con suo figlio un canale YouTube accomunati dalla Lazio in cui parlo delle notizie che leggo altrove, ok? Che leggo altrove o che sento altrove, notizie che diventano in questo modo uno spunto per farci una chiacchierata tra laziali. A questo poi ci aggiungo che ho delle mie amicizie, delle mie fonti dirette che ormai da anni mi danno qualche indicazione qua e là sul mercato e quando ho queste notizie le dico. Per esempio, faccio un esempio, perdonatemi se parlo ancora di Milinkovic. Ieri mattina parlavano tutti di 20 milioni di euro per il sergente e io nel mio piccolo ho detto che invece dalle notizie che avevo appreso avrebbe preso molto di più di 20 milioni di euro Milinkovic. Infatti avevo ipotizzato 22, 23, 25, invece addirittura stiamo intorno ai 27, 30. Ecco, quando ho le mie informazioni le dico e oggi in questo video vi dico con una certa convinzione, dopo alcune telefonate che ho fatto con questi miei amici, vi dico che secondo me aspettiamoci, ragazzi, i nomi a sorpresa. Ragazzi miei, aspettiamoci i nomi a sorpresa. Avete capito bene? I famosi Mister X. Ho fatto un video l'altra settimana. Al posto di Berardi potrebbe arrivare un Mister X. Al posto, sto usando il condizionale, nel senso non sto dicendo al posto di Berardi arriva un Mister X, per essere chiari. Al posto del vice Milinkovic, anche se lì sono su Abdunim continuano ad arrivare forti conferme, potrebbe arrivare un Berardi
Mister X, nella linea mediana potrebbe arrivare un Mister X, sul terzino sinistro potrebbe arrivare un Mister X. Vi dico la verità, ho sempre più questa convinzione, amici miei, che davvero vada a finire così. Ho davvero questa convinzione forte che la Lazio piazzerà dei colpi che non stanno girando, colpi tenuti, più passa il tempo più vengono tenuti di nascosto, vengono tenuti al riparo da brutte sorprese. Quali sono ste brutte sorprese? Ecco, sia chiara una cosa, quali sono ste brutte sorprese? La concorrenza interna delle altre squadre di Serie A, per esempio, o anche europea, ma attenzione, qui continua e dobbiamo metterci in testa che c'è il fattore arabo. Qualche settimana fa ve l'ho detta sta storia, c'è il fattore arabo, l'abbiamo visto, un, due, tre, due giorni si sono portati via Milinkovic, anche se con Milinkovic va detto che era una trattativa che era in piedi da due, tre settimane, sotto traccia, ma era in piedi, perché gli arabi avevano fatto un abboccamento già da un paio di settimane fa. Vabbè, l'arabi, questi si allungano l'occhio, cioè l'arabo come è fatto? Non è che vede se il giocatore è forte o meno. L'arabo vede Lazio, Juve, Milan, Inter, Bayern Monaco, Real Madrid, Atletico Madrid stanno a puntare quel giocatore? Vai, Namosa a prendere 30 milioni a lui, 50, 60 alla società, due giorni e se lo portano via. Capito? Zaniolo, stessa cosa, ieri a Zaniolo è arrivata un'offerta di 30 cucuzze, un'offerta molto simile a quella ricevuta da Milinkovic, che per Zaniolo, ragazzi, lo ritengo un miracolato, perché dopo i due infortuni che ha avuto Zaniolo non è più stato il calciatore molto promettente che era inizio carriera, quindi secondo me alla fine pure Zaniolo se ne va in Arabia. Ecco, la Lazio sta lavorando al riparo da tutte queste situazioni, ok? Ho questa sensazione forte, quindi secondo me, ve lo dico oggi, 12 luglio, secondo me ci sarà qualche sorpresa. Ci sarà qualche sorpresa sul fronte degli arrivi. E non dovremo essere delusi, non dovremo essere delusi, ragazzi, perché comunque saranno tutti nomi, perché già me l'aspetto, vi dico, già mi porto avanti. L'impatto, faccio l'esempio di Berardi, poi magari non andrà così, tutti hanno fatto la bocca per Berardi, poi magari a destra arriva un Mister X dal Belgio, dalla Germania, dall'Italia, mai uscito fuori prima, al posto di Berardi, e l'impatto del laziale sarà: e con questo che ce famo? Perché mentalmente Berardi già era nostro, era un obiettivo, capito? Ecco, non facciamoci cogliere di sorpresa. Nel giudizio, anche perché ve lo ribadisco, oggi è martedì e continuo a dirlo, nel giudizio questa settimana arrivano acquisti, già ve l'ho detto, due se non tre. Nell'impatto emotivo che avremo, magari verso nomi non altisonanti, metteteci una garanzia, un sigillo di garanzia chiamato Sarri, ok? È Sarri che ha dato l'ok. Partite da questo presupposto. Sarri ha dato l'ok. Quindi sono giocatori che per Sarri vanno bene. Ok? Questo è quello che secondo me accadrà nel corso di questa settimana. Vi mando un abbraccio e vi do appuntamento al video delle 15. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti voi.